Ha appena terminato l'intervento qui a Latina, ecco, le volevo chiedere, questi famosi 80 euro promessi da Renzi, è effettivamente un'elemosina o servono, è un inizio perlomeno per le persone in difficoltà? Ma parlare di elemosina su 80 euro no, non si tratta di elemosina, si tratta di una menzogna, che è differente. Avesse effettivamente fatto un intervento strutturale e consentito ai lavoratori di avere 80 euro di più in busta paga, sarebbe anche comprensibile laddove si facessero degli interventi per gli indigenti, perché non si può andare a foraggiare un bacino elettorale, bisogna fare interventi strutturali che riguardino tutte le persone. Il problema è che non è vero, noi abbiamo visto bollinare un provvedimento dove la copertura è mancante di quasi 6 miliardi, dove abbiamo smentito che questo intervento sia perenne, ma in realtà riguarderà solamente il 2014, dove per poterlo fare c'è stato uno sforamento del 0,5 rispetto al patto di bilancio del 3%, che comporterà all'Italia di non pagare 50 miliardi nel 2015, ma di doverne pagare 100 nel 2016. Ci sembra veramente che si stia scherzando sulla pelle delle persone. Non si può continuare a giocare in virtù di una campagna elettorale. Il Presidente dovrebbe avere la coscienza e la competenza di dire come stanno effettivamente le cose, e se non può risolverle di fare un passo indietro e di lasciare al movimento. Invece passiamo alle elezioni europee, perché sono imminenti, appunto fra 20 giorni. L'astensione alle ultime elezioni europee è stata molto alta, insomma oltre il 43%. Come iniziare un discorso su una comunità europea che coinvolga effettivamente tutti i paesi membri dell'Unione Europea, e quanta forza ha l'Unione Europea a livello mondiale? L'astensionismo era dovuto principalmente alla disinformazione. Per tanto tempo ci hanno fatto credere che l'Europa fosse qualcosa che comunque non incideva fortemente sul nostro paese e che comunque era qualcosa alla quale loro stavano pensando. L'italiano sulla propria pelle si è reso conto che invece quella che doveva essere una comunità è un'unione bancaria, che sta incidendo significativamente su quello che è il nostro tenore di vita, anche perché i governi precedenti hanno stretto dei patti, tipo il Fiscal Compact, il MES è un impegno per 125 miliardi, patti che non è possibile mantenere con uno Stato sociale come quello attuale in Italia. Il coraggio del Movimento 5 Stelle è quello di ammettere che l'Italia non può sostenere questi trattati e di chiedere che venga ridiscusso il tutto. La cosa fondamentale è che tutte le comunità e le unioni di stati, così come dimostra l'America, non si può dividere solamente il credito, ma bisogna dividere fondamentalmente quello che è il debito, per dare una capacità a tutti i paesi di competere in maniera paritaria. Qui invece abbiamo lasciato i paesi che si sapeva fossero in difficoltà al loro destino. Abbiamo visto distruggere la Grecia, il 2% del PIL, era una cosa ridicola. Noi oggi abbiamo un paese che sta a pochi centinaia di chilometri da noi, con Amnesty International al posto del servizio sanitario, con un tasso di mortalità infantile pari a quello dei paesi nordafricani. Io credo che l'italiano e non l'Italia abbia bisogno di rendersi conto che questo è il destino che è stato riservato all'Italia. I patti dell'agricoltura ci vedono completamente perdenti in quello che era un nostro punto di forza. Ci hanno fatto credere che potevamo competere con le industrie del nord Europa e nel frattempo distruggevano tutto quello che era il vero potere dell'Italia, dell'agricoltura, del turismo, delle piccole e medie imprese. Abbiamo solamente bisogno di un italiano e di un'Italia che abbia voglia di ritrovare la propria identità, e un'Europa che sappia capire che culturalmente ci sono delle identità totalmente differenti l'una dall'altra, non possiamo massificare tutto a un conto corrente, una BCE. Davide Barillari, diciamo esponente del Movimento 5 Stelle del Lazio, ecco, nel territorio di Cisterna di Latina c'è una fabbrica, un'industria, la Paoil, è una raffineria d'olio che fino a qualche tempo fa dava lavoro a tante famiglie, non solo di Cisterna ma anche del territorio circostante, che ha chiuso i battenti
però da indagini che sono state fatte dall'ARPA Lazio, dall'ASL, è emerso che nei territori, nel territorio, insomma, nei terreni in cui sorge la fabbrica sono stati sversati dei materiali, diciamo, inquinanti. Questa è una situazione abbastanza affine per quanto riguarda un'altra fabbrica che è andata via tanto tempo fa dal territorio di Cisterna, che è la Goodyear. Ecco, come si può coniugare la sicurezza sul lavoro con il diritto al lavoro, il diritto di lavorare, soprattutto in questo periodo così difficile per il lavoro? Beh, innanzitutto la risposta è che si deve lavorare coniugando sia la sicurezza e sia il diritto ad avere un lavoro dignitoso e retribuito con contratti non precari ma giusti. Il problema è che manca la responsabilità sociale di imprese. Troppe aziende hanno per anni speculato sul lavoro, quindi sui lavoratori, ma anche sull'ambiente. È chiaro, un'azienda delocalizza quando magari anche in approfitto, quando non è in perdita, giusto per pagare meno i lavoratori magari in Romania e in altri stati, quindi sposta, quindi noi perdiamo lavoro. Nessuna legge ostacola questa perdita di lavoro. Questo è il primo problema che si può risolvere in un attimo, facendo una legge giusta contro le delocalizzazioni, mettendo semplicemente una multa a chi prende magari i soldi dallo Stato e poi se ne va abbandonando le famiglie a se stesse. E poi facendo i controlli. Purtroppo abbiamo scoperto, come tante indagini hanno dimostrato, che chi doveva controllare non ha mai controllato, o peggio, ha chiuso un occhio e ha preso le mazzette. Quindi, sapendo che c'erano dei disastri ambientali in corso, penso all'Ilva di Taranto, ma anche questo è un esempio proprio evidente sul territorio, le persone che devono controllare, fare delle verifiche ambientali, l'ARPA, ma tutti, anche i vigili, la finanza stessa, chi da controllare non ha mai controllato. Quindi riformare anche le autorità competenti per fare in modo che siano persone incorruttibili e che facciano davvero il loro lavoro. Quindi, a livello legislativo si può affrontare il tema per salvare il lavoro che abbiamo invece che perderlo ulteriormente, e poi fare i controlli per sapere se le aziende si comportano in maniera corretta per non danneggiare l'ambiente per tutte le future generazioni. Quindi manca solo la volontà politica, perché si può fare tutto, si può salvare il lavoro, si può fare business, si può fare azienda salvaguardando l'ambiente e difendendo l'ambiente. In realtà quelli che lo fanno senza scrupoli, vuol fare profitto, distruggono falde acquifere, distruggono l'ambiente, e anche questo si può intervenire da un momento all'altro. Non si fa perché la politica è corrotta, vedi il caso Cerroni, ci sono troppi interessi fra politica e aziende che danneggiano il lavoro e il territorio. Come vi ponete nei confronti del caos intorno alla legge elettorale? C'è una discussione in corso, c'è un dibattito molto acceso su questa legge elettorale, ci sono asse tra i vari partiti, Movimento 5 Stelle, minoranza PD, come vi ponete voi? Allora, noi la legge elettorale, che è la legge fondamentale per la democrazia di un paese perché lega gli elettori alle istituzioni, l'abbiamo discussa in rete con i cittadini. C'è stato tutto un percorso partecipato di informazione e poi di votazione, a giorni uscirà la versione definitiva, quindi questa è la legge del Movimento 5 Stelle. I partiti nel Parlamento hanno creato questa specie di pastrocchium che è stato l'Italicum, approvato solo alla Camera, valido solo per l'elezione della Camera dei Deputati, che prevede un'Italia basata su due poli, centrodestra e centrosinistra, fatta appositamente per escludere i cittadini, cioè il Movimento 5 Stelle, dalle competenze elettorali. Peccato che hanno fatto i conti senza l'oste, cioè senza i cittadini, perché adesso il 25 maggio noi vinciamo, saremo la prima forza politica del paese e noi dovranno ricominciare tutto da capo, perché a quel punto non andrà più bene questa legge elettorale. Una domanda adesso più strettamente politica, che riguarda le elezioni europee. Nel partito di Forza Italia, qui nel territorio di Latina, è stato candidato Armando Cusani, che è l'ex presidente della provincia. Un candidato che però ha alle spalle una doppia condanna, in primo grado, ovviamente il processo è ancora in corso, uno addirittura è stato sospeso. Ecco, perché dopo tante battaglie che sono state fatte dal movimento, da vari partiti, contro questo tipo di candidature, i partiti ancora si ostinano a fare finta di niente, andando contro le sentenze appunto della magistratura? Perché purtroppo non c'è ancora la sensibilità nei cittadini nel dire: io fra una persona condannata o indagata o comunque che ha dimostrato di essere caduta nel sistema di corruzione, è una persona onesta che non ha mai avuto, che non ha carichi pendenti, che la figlia penale è pulita, io scelgo comunque la persona onesta. Purtroppo stiamo ancora, tanti italiani ancora
sperano in Berlusconi, sperano in Cusani, sperano in persone che nel PD o in Forza Italia sono ancora messe a candidature europee o nazionali e ancora hanno delle condanne, diciamo, o indagini in corso o condanne in primo e secondo grado. Quindi purtroppo non sono i partiti, il problema non sono i partiti che candidano queste persone. Per noi è sconvolgente il fatto che ancora portino delle persone condannate, candidate addirittura in Europa. Cusani dovrebbe solo andare in galera, invece che essere candidato. Ma anche nel PD ci sono tantissimi candidati, addirittura alla regione Abruzzo. Abbiamo due candidati, cioè il Movimento 5 Stelle che è persone che non ha condanne, gli altri due, Forza Italia e PD, sono condannati. Ci troviamo di fronte ancora a una scelta fra un condannato e non condannato. Tutto sta nel 25 maggio, i cittadini dovranno fare anche questa scelta. Fra i criteri in cui scelgo il mio rappresentante c'è anche il carico pendente della condanna oppure no? Questo dovrebbe essere veramente una svolta per l'Italia. Se finalmente in Parlamento non avremo più condannati, sarà un paese veramente onesto e diverso. Abbiamo ancora in Parlamento e anche in Regione e anche in tante istituzioni persone che sono indagate e condannate. Questo è per noi inconcepibile. Soprattutto sta ai cittadini nel fare questa scelta e quella X metterla anche su un non condannato. Okay. Di questi giorni, di queste settimane, è il dibattito sulla coalizione o meno del Senato, se renderlo eleggibile dai cittadini oppure no. La questione com'è? È difficile togliere un pezzo del Parlamento e farlo diventare qualcos'altro, o qual è la questione di fondo? Ma la questione di fondo è innanzitutto, appunto, rientra in quello che dicevo prima, cioè questi parlamentari che sono attualmente sui banchi del Senato e della Camera sono titolati a fare una modifica di questo tipo, così pesante, alla Costituzione. Inoltre bisogna valutare che il principio è togliamo via il Senato per risparmiare dei soldi, è come dire togliamo una gamba così pesiamo di meno, cioè ci sono modi per risparmiare dei soldi, però togliere rappresentatività ai cittadini rendendo di fatto il Senato un organo consultivo praticamente inutile, ma il cui costo fondamentale, cioè quello della struttura del Senato sottostante, gli uffici legislativi, gli uffici che gestiscono i palazzi, non verrebbe sostanzialmente toccata, ma diventerebbe solo un organo elettivo di secondo livello, come vogliono fare con la finta abolizione delle province, che diventa un organo elettivo di secondo livello e cambiano leggermente nome. Non portano questi grandi vantaggi, ma tolgono quelle garanzie costituzionali che fino adesso ci hanno fatto anche correggere dei grossi errori che erano stati fatti nella Camera dei Deputati, come alcuni errori fatti nel Senato sono stati corretti proprio per il sistema del bicameralismo. Possiamo discutere sul fatto che questo bicameralismo non debba essere perfetto, cioè che ci possa essere una differenziazione di funzioni tra quello che fa il Senato e quello che fa la Camera. Per esempio, nella nostra visione il Senato potrebbe avere un maggiore peso nella fase ascendente europea, però eliminare la legittimazione elettorale da questo organo secondo noi è una cosa fuori dal mondo.